Ciao ragazze, eccomi con un nuovo video haul di cose ricevute, regalate per il compleanno oppure comprate da me. Ho deciso di racchiuderle tutte in questo video e secondo me possono essere delle ottime idee di regalo per questo Natale 2017. Voglio iniziare da Daniel Wellington che per questo Natale ha deciso di fare questo cofanetto secondo me delizioso ed è un'ottima idea di regalo per questo Natale appunto. A me piacciono veramente tantissimo i loro orologi, soprattutto della linea Classic Petite. Li adoro tantissimo perché sono eleganti, femminili e poi sono ottimi, veramente degli ottimi orologi. Se fate un regalo del genere per me, sia per uomo sia per donna, sicuramente le persone non ne rimarranno deluse. Il cofanetto si apre in questo modo e quindi all'interno ha un'altra scatolina. All'interno si presenta in questo modo, quindi ha l'orologio che in questo caso ho scelto io, quindi potete scegliere voi l'orologio che più preferite. In questo caso è quello con il cinturino bianco della linea Classic Petit Bondi, se non ricordo male, ma comunque vi scrivo tutto nell'info box. E poi ha anche il suo braccialettino che in questo caso è small. Fortunatamente, perché io ne ho un altro, adesso vi faccio vedere la differenza, che secondo me quell'altro è medio. Questo qua che mi avevano inviato tempo fa è grande per me, questo invece è piccolino. Quindi se avete un polso piccolo come me, la S, sia per regalarlo, eccetera, oppure per voi andrà benissimo. Invece quell'altro è un po' più grandino. Questa volta ho scelto questo orologio che è appunto con il cinturino bianco. E niente, è veramente bellissimo. Non c'è nulla da dire di questi orologi. Ecco qua come appare indossato. Questo è il cinturino. E anche se avete un polso piccolo, quindi va benissimo. Non so se riuscite a vedere, ma ci sono altri tre buchini qua. È meraviglioso, davvero meraviglioso. Pensatelo in estate con degli outfit estivi. Secondo me, questo dona anche adesso, però secondo me di più negli outfit estivi. Altrimenti lo sapete che sono bellissimi, ma veramente stupendi anche questi qui con il cinturino in maglia, credo si pronunci così. Ve li ho fatti vedere anche su Instagram questi qui, e anche questo è meraviglioso. Ve lo sto facendo vedere all'incontrario. Anche questo qua è meraviglioso, sono davvero eleganti, sempre della linea Classic Petite. Questo è Ashfield, se non ricordo male. Vi dico la verità, per mio gusto a me piacciono più questi con il cinturino in maglia, ma quello vabbè dipende dal vostro gusto, però anche questi qui sono davvero molto molto belli. Io li uso solo in alcune occasioni speciali, quindi non per tutti i giorni, perché sono proprio degli accessori che fanno anche più bello l'outfit, quindi non so, la sera o comunque sì di giorno, ma nelle occasioni speciali, ecco. Nell'info box trovate un codice sconto del 15%, se non ricordo male, che vale fino al 31 dicembre. Non sono pagata per fare il video, dal codice sconto non ricevo nessuna percentuale né niente, insomma ricevo solo l'orologio e mi fa piacere parlarne perché mi piace proprio tantissimo, quindi sono sempre contenta di poterlo consigliare perché a me piace veramente tanto. Altra idea regalo per me meravigliosa è questa qua, che è la candela della marca My Jolie Candle, che mi ha inviato il sito My Jolie Candle appunto tramite Octoly. Appena l'ho vista sul sito Octoly l'ho voluta subito ordinare e infatti io ho la profumazione Almonoide Tahiti. Poi sono uscite però anche altre profumazioni davvero molto allettanti, tipo una che mi ispirava tantissimo al profumo di pulito, bucato, sapete? Però comunque io ho preso questa qua. Mi ha incuriosito subito tantissimo perché la cera è naturale, al 100% vegetale, e lo stoppino è in puro cotone, quindi non è tossico per niente. Poi anche il packaging lo trovo meraviglioso, molto fine, elegante, raffinato, e la candela viene contenuta qui dentro. Ma non solo, nella candela c'è anche un gioiello, quindi in ogni candela, in ogni My Jolie Candle troverete anche un gioiello. Vi farà ricordare sicuramente anche un'altra candela che io avevo provato, non ricordo come si chiamava, non mi viene ora il nome, ma vi assicuro che questa è di tutt'altro livello. Costa 34,90 euro, non è assolutamente economica, lo so, però è davvero valida. Profuma molto, profuma, quindi non è come l'altra candela che io avevo provato che non profumava nulla praticamente. Quindi ha veramente un'ottima profumazione sia appunto da chiusa, da spenta, diciamo così, ma anche da accesa. Io l'ho accesa 2 o 3 orette e mi ha profumato veramente un paio di stanze, quindi davvero ottima la profumazione. E appunto all'interno di ogni candela troverete un gioiello, orecchini, bracciali, collane.
tutti in argento o in cristallo Swarovski. Non sono purtroppo ancora arrivata al gioiello, credo sarà a metà. Io spero che quando pubblicherò questo video ci sarò arrivata, di modo da farvi vedere la clip e di farvi vedere all'interno l'anello, perché in questo caso nella profumazione Monoi dei Tahiti c'era l'anello che poi io regalerò, perché comunque non porto di solito anelli, mi danno fastidio. Quindi ragazzi, io ve la consiglio veramente tantissimo perché è un'ottima idea regalo, ma anche per voi stesse se vi piacciono le candele, perché è veramente valida e soprattutto poi anche naturale e ha una buonissima profumazione. Passiamo invece ora al make-up. Con il Cyber Monday io ho preso un paio di cosine da Sephora, quindi scontate, che volevo tantissimo. Le avete già viste un pochino su Instagram, ma ve le volevo far vedere meglio. Innanzitutto questa, sicuramente l'avrete anche questa già vista in mille mille video, e è un'ottima idea regalo perché costa poco, 29,90 euro. All'interno ci sono tre prodotti di Huda. Poi vabbè, parliamone, la confezione che cosa non è? Se siete delle lip addicted come me o delle lipstick lover come me, non potete non averla. Ci sono tre colorazioni, io ho preso questa qua con all'interno la colorazione, anzi il rossetto liquido Muse, perché Trophy Wife già ce l'ho in mini size, quindi ho preso questa qui che dovrebbe essere una colorazione, un rosa naturale, dato che in questo periodo il rosa mi piace tantissimo, non si vede. Comunque all'interno c'è la mini size del rossetto liquido di Huda Muse, appunto. Adesso vi faccio anche lo swatch, ed è appunto un rosa naturale, un rosa carne davvero bellissimo. Sembra quasi un pochino simile al mio maglioncino, che dite? Meraviglioso. Visto che ci sono, vi faccio lo swatch anche di Trophy Wife, così potete decidere quale delle due colorazioni vi piace di più. L'altra colorazione, la terza, non mi ricordo, forse era un marroncino, una roba del genere. Trophy Wife è un rosa un po' più intenso, vedete? Trophy Wife. E invece mi usa un rosa un pochino più carne. Eccole vicine, ma non so se si riesce a capire la differenza insieme. All'interno abbiamo anche la matita per labbra, quindi davvero utile. Ve la metto accanto qua, è davvero molto morbida e identica praticamente quasi al rossetto Muse. No, non profuma. Invece i rossetti liquidi profumano. Buoni, buoni. E poi all'interno abbiamo anche un lip strobe, non ho ben capito che cosa sia, comunque una specie di gloss particolare che può essere utilizzato sopra, se non ricordo male, sì, perché è il terzo step, quindi sopra il rossetto liquido. Ecco, questo non so se mi piacerà, comunque sia, infatti perché è molto, molto particolare, coprente, chiaro. Però insomma il set mi piaceva tantissimo, quindi non potevo non prenderlo. Ecco qua, questo è Lip Strobe Angelic. Poi ho preso anche questo mini set meraviglioso di NARS della collezione Man Ray. Anche questo, se non ricordo male, 29,90 euro, una cosa del genere più o meno. Poi comunque io li ho presi tutti scontati. E questo anche è un'ottima idea regalo per il Natale. Costa comunque poco e ci sono all'interno due mini size di prodotti NARS, che tra l'altro io non ho mai provato. C'è il mini blush, che è qualcosa di meraviglioso in questa confezione mini, e sarà utilissimo soprattutto quando si va fuori, in viaggio, eccetera. È utile, c'è anche lo specchiettino. E questo è il colore. Ah, non vi ho detto che io ho comprato il set Barbara con il lipstick Barbara. Purtroppo non c'era quello con Anita, se non ricordo male, che era il rossetto che mi piaceva di più. Comunque, il blush è Deep Through ed è un rosa. Tanto per cambiare, anche questo rosa, però vabbè, molto carino e molto pigmentato. Non si vede che sto in fissa con i rosa proprio per niente. E invece, appunto, il lipstick è Audacious Lipstick Barbara, che è una sorta di marroncino leggermente rosato.
lo metto qua sopra, un po' da tutti i giorni, molto carino, molto cremoso. Vedremo un po' anche la durata. Trovo che questi prodotti siano veramente ottimi per provare comunque i prodotti della marca senza dover comunque spendere troppi soldi. Rimanendo sempre in tema mini size lipstick, io vado pazza per le mini size, ma soprattutto per le mini size di lipstick ancora di più. Per il compleanno mi hanno regalato questo set di MAC della collezione Snowball. Purtroppo era sold out ovunque, negli store, nel sito di MAC è andato praticamente sold out in un giorno e me l'hanno preso sul sito Look Fantastic. In un paio di settimane mi è arrivato proprio poi, tra l'altro, pochi giorni prima del mio compleanno. Costa un pochino di più sul sito Look Fantastic, ho notato, circa 9 euro in più, però poi le spedizioni sono gratis e quindi insomma ne è valsa sicuramente la pena. Io credo che troverete ancora questo set su Look Fantastic, però tenete presente che un paio di settimane ci vuole per far arrivare il prodotto. Se lo troverete ancora sul sito Look Fantastic, comunque ve lo scriverò nell'info box. Il set è questo, all'interno ci sono 12, se non ricordo male, mini size di rossetti MAC. Eccoli qua. Ci sono alcuni che non ho mai provato, che volevo da tanto provare, come ad esempio Please Me, oppure se non altro Whirl, c'è ad esempio Rebel che io ho già, oppure anche Ruby Woo se non sbaglio che io ho già, però comunque averlo in mini size è qualcosa di meraviglioso per quanto mi riguarda. Ecco, ho preso proprio Ruby Woo che è matte tra l'altro e io invece ho il retro matte, quindi non so se hanno cambiato. Infatti tutti questi, non vi ho detto, sono tutti matte tranne forse Rebel che è un satin. Esatto, è un satin. Non so se volete il video specifico su tutti questi rossetti, anche l'applicazione sulle labbra, perché comunque sì, questi mini size sono un'edizione limitata e anche il packaging ovviamente. Però poi tutti i colori sono in edizione permanente da MAC, sono proprio i classici di MAC, quindi poi li potrete trovare tranquillamente da MAC, insomma in full size. Non so, fatemi sapere se volete anche un video specifico su tutti questi rossetti e anche l'applicazione sulle labbra, qualche comparazione. Magari, non so, ditemi voi. Altro regalo del compleanno è stato questa qui, che è una pochette sempre della collezione di MAC Snowball. La pochette è rose gold con questo pompon, diciamo così. Stupenda la pochette. Questa collezione di MAC, ve l'ho detto, cioè è meravigliosa. E all'interno ci sono delle mini size di lip gloss nella tonalità rosa, diciamo, e questo qua che è un pochino più scuro. Quello che indosso è questo qua che è l'Holiday Darling, un cream sheen gloss. Non ho mai provato i cream sheen, ne ho messo poco perché comunque parlando non lo conosco, avevo paura che poi magari mi andava sui denti o andavo in giro, quindi ne ho messo pochino. Ed è un rosa davvero carino, naturale. Vedete, eccolo qua. E cremoso, non appiccicoso, cremoso. Ultimamente mi stanno piacendo abbastanza i gloss. Ad esempio, quest'estate ho usato tantissimo quelli di Sephora, ad esempio, quindi ogni tanto i gloss ci stanno. Quest'altro invece è il Go for Pretty, che è un Vamplify invece. E lo mettiamo accanto, questo rosa molto chiaro, sì, direi quasi trasparente, penso sarà sulle labbra. Applicare magari anche sui rossetti sopra, questo qua. L'ultimo invece è un po' più strong, che è il Be a Little Naughty, che è questa specie di borgogna. Hanno anche una buona profumazione. È un pochino rebel, diciamo, fatto a gloss. E niente, anche questo qua è stato un bellissimo regalo e penso che anche questo potrete trovarlo su Look Fantastic. Vi scrivo sempre tutto qua sotto. Un ultimo prodotto che ho comprato, che secondo me è anche questo un'ottima idea regalo per le amanti della skincare, è del brand Cose della Natura. Ho preso praticamente lo starter set, che
che è praticamente questo qua. All'interno quindi abbiamo la fine dama sbiancata, che è questa qui. Questa qua si usa per il viso, io la uso principalmente con il gel detergente e trovo veramente una combo fantastica per pulire il viso, ma può essere tranquillamente utilizzata anche per struccarvi, quindi non so, magari mettete un latte detergente e vi struccate sia occhi sia viso eccetera. E poi c'è una novità che io praticamente non ho mai provato, che è la spugna per il corpo. Non vedo l'ora di provarle, l'ho pagata all'incirca 17-18 euro, poi c'erano dei vari sconti e anche questa ottima idea regalo se avete delle amiche, parenti eccetera che amano la skincare, che magari anche non conoscono le spugne di mare, le fate conoscere e secondo me le ameranno tantissimo. Io ve ne ho già parlato nel dettaglio di questo kit, però mi faceva piacere riparlarvene perché secondo me è un'ottima idea regalo. Ed è appunto il kit di Michelinia per Benefit, che ha realizzato appunto Michelinia per Benefit. Vi lascio il link del video in cui ve ne ho parlato nel dettaglio, perché all'interno ci sono 4 best seller di Benefit che sono stati scelti da Michelinia, quindi i suoi preferiti. Vi ho fatto vedere gli swatch, ve ne ho parlato perché sono dei prodotti che avevo già provato quasi tutti tranne uno, e per me è veramente un'ottima idea regalo. Poi adoro veramente tantissimo questa pochette, che io trovo fantastica se avete delle amiche, dei conoscenti eccetera che viaggiano tantissimo, questa è ottima. Poi all'interno ci sono anche dei prodotti di Benefit che fa sempre piacere provare. E quindi ragazze, questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un grossissimo abbraccio e alla prossima.